dovrebbe essere l'Europa dei diritti. L'Europa si è data una carta dei diritti fondamentali, non per vantarmi, ma per un dato di cronaca. Ci ho lavorato, dovrebbe essere il riferimento, e il fatto che l'attenzione sia piuttosto per il profilo economico, banche eccetera, è da una parte un errore, perché i cittadini non si appassionano, non si riconoscono nell'Europa in questa maniera, e dall'altra è anche un travisamento di quelli che sono gli istituti dell'Unione Europea, che ha voluto insistentemente avere una carta dei diritti fondamentali e quindi deve riferirsi ad essa, anche perché i cittadini possano avere un rapporto più confidenziale con l'istituzione europea.